L'Oscar Green 2019, concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa, ha 6 aziende abruzzesi under 40 più innovative. Il riconoscimento è stato dato in occasione della giornata finale di L'Aquila Made in Italy, la 3 giorni promossa all'Aquila da Coldiretti in occasione del decennale, per portare in città mercato e agricoltura in una grande fattoria all'aperto in piazza. I premiati sono Antonella Marroni di Roseto per il salame al luppolo, Roberto Fracassa di Sant'Egidio con il salame al Montepulciano, Davide Assogna di Pineto con la cialda energetica, Bruno Petrini di Roseto con l'orto abile e ancora Pietro Paolo Martinelli di Farindola con la stalla innovativa e Gianluca Nappo dell'Aquila con il progetto Fare Rete che fonde moda e agricoltura. Per valorizzare il luppolo che ha tante caratteristiche ancora da scoprire. È un sapore molto particolare, che è quello amaro, che comunque dona un ricordo erbaceo e profumato a qualsiasi prodotto al quale viene accomunato. È stato quasi naturale pensare al vino Montepulciano, un altro grande leader delle nostre produzioni agroalimentari, e quindi abbiamo affinato appunto i nostri salumi col vino Montepulciano. Il successo del prodotto è molto buono, è stato riscontrato insomma anche sul mercato. Mangiandolo, diciamo, è uno sprint di energia che andrà a beneficiare per tutto il corpo, essendo fatto di tutti i cereali naturali e anche, diciamo, di componenti come l'olio d'oliva di nostra produzione, il miele e il mosto cotto, che sono tutti ingredienti naturali. Io ho creato dei lotti di terra, diciamo, mi sono inventato degli orti comuni a Roseto degli Abruzzi, e ad oggi ho 72 lotti da 50 metri con 72 realtà, 72 famiglie e ragazzi diversamente abili che vengono nella mia azienda per fare gli orti comuni. Sono riuscito a ripartire e a creare questa stalla ultra tecnologica per gli agnelli. Infatti è un'agnellaia di 1100 metri quadri, tutta riscaldata, dove noi l'aria che utilizziamo per riscaldare i nostri agnelli la recuperiamo e la utilizziamo poi per un essiccatoio, per essiccare il nostro fieno e rendere il nostro fieno migliore. Fare Rete praticamente è il connubio tra un'azienda agricola ed una che non lo è. Io infatti, tramite lo zafferano della cooperativa Produttori Uniti Zafferano, che saluto, di Navelli, di San Pio delle Camere, e coloro accessori moda, quindi scarpe, foulard, papillon, in maniera totalmente naturale. Quindi l'unione tra la moda e la terra. È stato premiato anche il dottor Romeo Pulzoni, medico aquilano impegnato nella Coldiretti, medico agricoltore.